Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però volevo chiederle, Scurati, allora, siccome Travaglio si riferiva anche a questo dossier che è stato fatto uscire, che arriva dagli Stati Uniti, che dice che i russi finanziano varie democrazie anche europee per influire sul processo democratico delle elezioni. Salvini, anche in serata, ha chiesto le scuse, ha detto ci hanno tirato in ballo, e siccome è stato chiarito dallo stesso Draghi e dal capo dei servizi segreti a Palazzo Chigi che non c'è l'Italia, qualcuno deve chiedere scusa? A chi? A Salvini, per esempio, che dice che bisogna chiedergli scusa. No, assolutamente no. Io credo che Salvini non meriti delle scuse, che Salvini debba delle spiegazioni. Salvini deve ancora spiegare agli italiani, ma anche agli europei, perché indossava la maglietta con Putin eretto a suo idolo fino a poco tempo fa, perché ha giudicato Putin uno dei migliori politici mondiali fino a non molto tempo fa, perché ha pensato di portare l'Italia sullo scacchiere internazionale nell'orbita della Russia di Putin. Questo Salvini deve spiegare agli italiani. Io questa spiegazione, e agli europei, no, ai polacchi, che quando ha avuto la faccia tosta di andare lì lo hanno contestato e sbeffeggiato in pubblico. Sono però d'accordo con Travaglio quando dice che ci sono diversi modi di stare dentro alla NATO e che l'Italia potrebbe, anche secondo me dovrebbe, stare dentro alla NATO con una maggiore dignità e autonomia di quanto non abbia fatto finora. Ma penso che per far questo l'unica strada che io intravedo, poi mi sbaglierò, forse ce ne saranno altre, sia quella di rafforzare e far nascere finalmente una comunità politica europea. E questo mi preoccupa moltissimo quando vedo manifestare delle pulsioni anti-europee, e quando parlo di Europa parlo dell'Europa occidentale, da parte di paesi, di leader che si governano, si candidano a governare l'Italia. Perché tutto si tiene, è ovvio che se noi andiamo dalla parte di Orban l'unità politica europea non nascerà mai, e se l'unità politica europea non nascerà mai sicuramente l'Italia non avrà la possibilità di tenere una posizione autonoma e dignitosamente autonoma rispetto alla NATO. Alessandro Sallusti, tu cosa pensi? Anche perché naturalmente i paesi nazionalisti o neonazionalisti, insomma, è difficile tenere insieme all'interno dell'Unione Europea tutti i paesi che dicano viene prima l'Italia, viene prima l'Ungheria, viene prima... è un po' complicato. È una cosa che ti preoccupa, pensi? Prego. Beh, certo, il futuro dell'Europa preoccupa tutti. Non è che non siamo riusciti a tenere insieme l'Ungheria alla Polonia, non siamo riusciti a tenere insieme l'Inghilterra con l'Europa, che è la patria dove è nata la democrazia, e questo la dice lunga sui problemi che abbiamo. Ma io non so se sono fissato, cioè se sto sbagliando a non considerare che il tema di questi giorni deve essere l'Ungheria. Il tema di questi giorni semmai deve essere appunto questi dossier che arrivano non da Putin, arrivano dall'America. Perché? Con che scopo? Dopo, vedi, io sono d'accordo che solo Salvini ha messo la maglietta di Putin, purtroppo è andata così e non si può tornare indietro. Però se tutti i leader mondiali, capi di Stato e di governo del mondo degli ultimi 30 anni dovessero dare spiegazione dei loro rapporti, simpatie e come dire, condivisione di interessi con Putin, credo che non basterebbe una Norimberga, perché tutto il mondo ha guardato con interesse a Putin, ne è stato a volte affascinato, a volte ha fatto dei buoni affari, a volte dei cattivi affari. Però a me fa molta specie che uno storico che dovrebbe essere il custode della verità dica è stata accertata una balla ma nessuno deve chiedere scusa. Beh, se uno storico dice che nessuno deve chiedere scusa di fronte a una balla, insomma, a me qualche dubbio viene. Rapidissimo, Scurati. Guardi,
Primo, non sono uno storico. Secondo, visto che devo replicare a Sallusti, devo notare con rammarico di nuovo e con serenità che poco fa in questa trasmissione, che è una trasmissione civilissima, Sallusti, quando si è trovato a corto di argomenti, è passato agli insulti. Caso psichiatrico, maleducato. Ecco, sì, caso psichiatrico e maleducato. No, adesso sono però due non insulti. Facciamo. No, mi non auguro, facciamo mi auguro no, ma io non la faccio la polemica, l'ha fatta lui. Mi auguro che questo non prefiguri il livello del dibattito quando a governare in questo paese saranno i partiti fiancheggiati da Sallusti. Allora. No, io mi piace il livello del dibattito del presidente della regione Puglia che ha detto il centrodestra dovrà sputare lacrime e sangue per prendere la Puglia. Quello è il dibattito che piace a lei. No, io non sono il presidente della regione Puglia. Mi ha mai sentito dire qualcosa del genere? Allora Marco Travaglio.